nell'excursus iniziale, quindi all'arrivo dell'atto, prima di tutto quello che abbiamo visto, siamo arrivati alle conclusioni, quindi anzi alle conclusioni, non siamo arrivati al giudizio di primo grado perché nel frattempo abbiamo rottamato le cartelle, abbiamo fatto le conciliazioni, eccetera. Però prima di avviare l'iter giudiziale stavamo esaminando l'atto che ci è pervenuto. Un altro dei punti a cui fare particolare attenzione per il diritto vivente in questo momento è quello delle prescrizioni, in quanto dalla novità 2016 si è voltata pagina sulle prescrizioni, cioè sono state cancellate le norme precedentemente vigenti, o almeno parzialmente cancellate, e sono che vigevano oramai da circa 10 anni, forse da oltre 10 anni, e si prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati appena di decadenza, quindi di perdita del diritto alla riscossione da parte dell'erario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, l'avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo. Quindi questo è il regime principale di prescrizione che vige oggi. Questo regime però non è l'unico in essere, ma in essere ve ne sono almeno 3, forse anche 3 e mezzo. Uno è il regime premiale previsto previsto per chi è congruo e coerente con gli studi di settore, che abbrevia di un anno le prescrizioni ordinarie, quindi sia se siamo in vigenza del precedente regime, sia se siamo in vigenza del regime 2016, i tempi di prescrizione sono comunque ridotti, quindi la decadenza del diritto ad accertare viene anticipata rispetto a quello che succede in maniera ordinaria. Il secondo regime di prescrizione, almeno in teoria, perché qui poi vedremo un po' che cosa ci diranno i giudici, è quello in vigore fino al 31 dicembre 2015, che permarrebbe per gli accertamenti relativi a questi periodi. Accessorio di questo regime, in vigore fino al 31 dicembre 2015, abrogato dal 2016 solo per la novità 2016 e successivi, c'è quel obbrobrioso istituto del raddoppio dei termini a seguito di rilevanza penale dell'accertamento. Anzi, che avevo un appunto. Vabbè. Di rilevanza penale dell'accertamento, che consente il raddoppio dei termini, di accertamento. Su questo si è espressa in passato la Cassazione in maniera anche abbastanza forte, dicendo che è compito del giudice di merito di valutare se e in quale maniera l'ente accertatore abbia utilizzato questo strumento e se effettivamente c'erano i presupposti per utilizzarlo, oppure se questo utilizzo sia stato fatto in maniera superficiale, al solo fine di acquisire più tempo per l'accertamento stesso. Va da dire che per il principio del favor rei, è considerato che oggi esiste un diverso regime di prescrizione che non contempla più la possibilità di raddoppiare i termini, probabilmente la giurisprudenza dovrà pronunciarsi su questa permanenza di questo istituto già molto ridimensionato dalle sentenze ad oggi esistenti. Quindi è opportuno, quando si riceve l'atto, verificare a quale di questi regimi possiamo effettivamente fare riferimento e verificare anche se è il caso di evidenziare la discrasia, la disparità di trattamento alla quale potrebbero essere soggetti i contribuenti in base all'anno e alla norma effettivamente vigente per quell'anno di merito. Grazie.